Venerdì 25 maggio 2012. Giornata importante quella di oggi, dove al campus universitario di Savona il professor Franco Siccardi ha tenuto una lectio magistralis in occasione del suo congedo dal mondo accademico. Mi scuso di non aver saputo capire che cosa sarebbe successo questa mattina. Vi confesso che sono sostanzialmente emozionato. Il presidente della Fondazione CIMA ha trattato argomenti legati alle problematiche ambientali, mettendone in relazione con i fattori sociali ed economici, temi per i quali ha sempre dimostrato notevole sensibilità. Al termine della conferenza, seguita anche da un gran numero di studenti, non hanno voluto far mancare il loro saluto al docente, amici e colleghi. Fra gli altri, la preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Genova, la dottoressa Paola Girdinio. Pensavo di non dire nulla, non ce la faccio. E non ci riesco per tutta una serie di motivi. Il primo perché, e lo dico col cuore, tu sei stato per me un esempio personale in tante situazioni, perché nel momento in cui ti ho conosciuto ho capito che condividevi nei tuoi pensieri il mio sentire. Il vivere una facoltà a servizio degli altri, a servizio della comunità, io credo che sia il nostro compito primario.